Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi è venerdì 16 giugno e la Chiesa celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. La velocizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara si fa e quando entro questo mese avremo l'appalto del primo lotto ed entro l'anno apriremo il cantiere, quello sarà il momento della svolta perché avremo dimostrato che l'opera si può fare. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Pescara al convegno promosso dalla CISL Abruzzo Molise sul tema intermodalità, opportunità e sicurezza che si è tenuto alla Padiglione Becci al porto turistico e al quale hanno partecipato tra gli altri il segretario generale nazionale del sindacato Luigi Sbarra e il commissario straordinario per la Roma Pescara Vincenzo Macello. Sentiamo proprio il commissario Macello. Oggi abbiamo parlato della Roma Pescara, in particolare abbiamo parlato del lotto Scafa Manopello Interporto per il quale ad oggi è previsto un finanziamento di 620 milioni di euro più anche un finanziamento legato al decreto aiuto per l'aumento relativamente al caro materiali. Su questo abbiamo chiuso e andremo in gara entro il mese di giugno, massimo la prima decade di luglio. Poi abbiamo invece in progettazione tutti gli altri lotti, alcuni in fase più avanzata, per esempio l'otto 0 tra Pescara Interporto, dove avvieremo a breve l'iter autorizzativo entro la fine del mese, e poi abbiamo altri lotti dove c'è sia alcuni anche lì un po' più in avanzata realizzazione, parlo di progettazione, quindi la Taglia Cozzo Vezzano, la Sulmona Prato La Peligna e poi a seguire tutti gli altri. Il costo complessivo dell'opera, aspettiamo di finire i progetti entro fine anno e quindi poi sapremo quale sarà il costo complessivo. Sicuramente quelli che sono i costi dei progetti che manderemo in gara a breve sono stati aumentati relativamente, come dicevo prima, al caro materiali, che quindi hanno comportato un aumento mediamente intorno al 40%. Il Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo decide di sospendere l'esame della pratica SNAM. Lo annunciano i Comitati Cittadini per l'Ambiente, che avevano presentato una diffida e un esposto ai Carabinieri Forestali. Il Comitato della Regione ha inviato una comunicazione alla multinazionale del gas con cui si chiede che entro 15 giorni relazioni in merito all'ottemperanza di ulteriori prescrizioni, oltre a quelle già all'esame dell'organismo regionale. Nella diffida, inoltrata anche al Ministero dell'Ambiente, i comitati cittadini avevano evidenziato che ben 22 prescrizioni andavano ottemperate prima dell'inizio dei lavori della centrale SNAM. Questo però non è avvenuto, violando apertamente quanto stabilito dal decreto per la valutazione di impatto ambientale numero 70 del 7 marzo 2011 e confermato dal decreto autorizzativo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2018. Di conseguenza i lavori non potevano iniziare entro il 1 marzo scorso, data in cui la SNAM ha allestito il cantiere e cominciato gli scavi in località Case Pente a Sulmona. Puntiamo a ripopolare i nostri corsi d'acqua con una specie nativa particolarmente pregiata che negli anni a venire si riprodurrà liberamente negli stessi fiumi abruzzesi. Così il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega alla pesca Emanuele Imprudente, si è espresso nel corso del tavolo tematico sull'acquacoltura che si è svolto all'Aquila per fare il punto sul settore della pesca professionale delle acque interne e per avanzare e condividere suggerimenti e proposte per i prossimi interventi da attuare con la nuova programmazione FEAMPA 2021-2027. Nel corso dell'incontro è stato anche presentato il progetto regionale attuato presso il Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia di L'Aquila, gestito dalla Regione Abruzzo, sulla selezione genetica e riproduzione di trote autoctone per il ripopolamento dei fiumi abruzzesi. Si tratta di un progetto, afferma
afferma il vicepresidente, estremamente ambizioso, teso alla salvaguardia della biodiversità e, nello specifico, a far tornare la trota mediterranea ad abitare i corsi d'acqua appenninici del nostro Abruzzo. In tal senso, continua Imprudente, siamo al lavoro con gli operatori del settore per potenziare il centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia di L'Aquila, uno dei pochi in Italia, dedicato alla riproduzione della trota mediterranea, con un buon numero di riproduttori certificati geneticamente e che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi attraverso specifici campionamenti genetici. Pertanto, conclude, grazie a uno sviluppo complessivo del nostro centro ittiogenico e anche mediante la riqualificazione di altre strutture che si trovano in regione, potremo garantire i ripopolamenti di trote native e superare tutte le difficoltà e blocchi che la normativa statale e comunitaria impongono. In seguito ai colloqui intercorsi nei giorni 14 e 15 giugno tra l'amministrazione comunale e CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, queste ultime sigle rappresentano il proprio punto di vista come associazioni di impresa. Crediamo, dicono in un documento diffuso in queste ore, che le istanze rappresentate dai numerosi operatori di Corso Vittorio a Pescara presenti al confronto debbano essere tenute in debita considerazione per essere assunte come punto irrinunciabile di partenza per qualsiasi decisione. Avviare pertanto il previsto cantiere prima della data del 21 agosto comporterebbe danni gravi, dicono CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, danni che potrebbero essere irreparabili alle attività presenti sulla via e nell'intero centro cittadino, visto il peso che questa arteria riveste sull'assetto urbano. La chiusura coinciderebbe con il periodo dei saldi, che possono invece rappresentare per tutti loro un'importante boccata d'ossigeno dopo periodi di grande difficoltà. Sono appena rientrato a Pescara e ho bisogno di 24 ore per comprendere quanto accaduto, lo ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci annunciando per oggi una conferenza stampa in cui illustrerà la sua posizione. Smentisco categoricamente possibili dimissioni, ha detto però il primo cittadino del capoluogo adriatico che ha partecipato ad una missione istituzionale in Israele e poi ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano, dopo i quali è rientrato in città, dove è stato accolto dalle ripercussioni delle indagini che da lunedì scorso hanno portato all'arresto del dirigente del settore lavori pubblici Fabrizio Trisi e dell'imprenditore Vincenzo De Leonibus, tra i 17 indagati per un presunto giro di mazzette e droga nel settore lavori pubblici proprio al comune di Pescara. In tutto il mondo, in occasione del 14 giugno 1868, quindi dell'anniversario della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore RH, si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. La ricorrenza, istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nasce per sensibilizzare sull'importanza che i donatori di sangue, volontari, periodici, non retribuiti, rivestono per coloro che hanno bisogno di trasfusioni sicure. Ieri il sindaco di Montesilvano, De Martinis, ha firmato un protocollo d'intesa con il responsabile regionale Avis, Fosca Guerrino, in rappresentanza del presidente regionale Aido Di Nunzio, con la presidente Giuseppina Pasetti, per aderire alla campagna di sensibilizzazione per la giornata per la donazione degli organi e la giornata mondiale del donatore di sangue. All'iniziativa hanno preso parte anche il presidente provinciale dell'Avis, Bosica, il presidente comunale sempre dell'Avis Chiavaroli e consigliere comunali Silvetti, presidente della commissione pari opportunità, e Forconi, presidente invece della commissione consigliare politiche sociali. Nel protocollo è stata richiamata l'attenzione sul ruolo che le donazioni volontarie di sangue svolgono per salvare vite umane e rafforzare la solidarietà all'interno della comunità mediante la promozione sulle piattaforme social, quindi Facebook, Twitter, Instagram e le app istituzionali, e campagne di comunicazione adeguate sul tema donazione del sangue e degli emoderivati. Sottolineata l'importanza di enfatizzare il valore della generosità disinteressata e poi c'è l'impegno dell'amministrazione comunale ad assumere e sostenere anche attraverso gli uffici comunali dell'anagrafe nell'ambito delle rispettive competenze iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione sulla donazione di organi finalizzata al trapianto, come del resto disciplinata dalle vigenti normative.
E siamo al meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni di tempo stabile rispetto alla giornata di ieri, quindi in miglioramento, in leggero miglioramento, temperature invece in lieve diminuzione, specie nei valori massimi, venti deboli, mare poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata. Con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.